impiegato una forma molto semplice per controllare lo spazio, il puntino. Il punto è l'elemento geometrico meno misurabile che ci sia, ma è il più immediato da ideare. Un punto dà l'idea del vuoto da tutte le parti, da dietro, ai lati, davanti. Qualunque punto realizzato normalmente è geometria. Qualunque forma relativa alle dimensioni del mio quadro ha per legge il vuoto da tutte le parti. Penso che nei miei quadri si veda che lo spazio è curvo. Domani i nostri quadri non ci saranno più, ma l'azione promossa dai nostri quadri avrà significato qualcosa. Avrà parlato, insomma, di uomini nuovi. Oggi dobbiamo fare non pittura alla maniera di, ma pittura che parli dei nostri giorni, della nostra violenza, della nostra pena di vivere, di questi elementi forti ed aggressivi. Denunciano chi in buona o in malafede ritarda il corso di una fatalità alla quale di giorno in giorno aggiungiamo una pietra. Soltanto quando gli uomini si ritroveranno in una certezza comune potrà nascere una pittura cosiddetta sociale. Thank you.
Riguardo al mio metodo di lavoro, all'inizio vi è uno stato mentale, il giubilo. Sento un senso di esaltazione soltanto se ho fatto presa su qualcosa di buono. Io non credo che un artista possa raffigurare ogni cosa. L'arte non è una vana creazione di cose destinate a perdersi nel nulla, bensì un potere dotato di un proprio fine, che deve favorire lo sviluppo e l'affinamento della mente umana. Se l'arte rinuncia a questo compito, il vuoto che lascia è incolmabile. Niente altro può prendere il suo posto.